In questo video vediamo come esportare l'anagrafica dell'analisi FAT per lavorare con un terminale nella condizione di articoli con taglia e colore. Quindi noi abbiamo alcuni articoli che sono divisi in taglia e colore, ad esempio questo, se andiamo qua dentro, vedete all'articolo, alle varie taglie, ai vari colori, è associato un codice a barre e una relativa giacenza. Quindi ci mettiamo nella scheda prodotti. Attenzione che ci siano ovviamente dei campi importanti, quindi vedete si selezionano qua sotto colonne. In questo caso a noi serve il codice a barre, la descrizione del prodotto, il listino se vogliamo vedere il prezzo e la quantità in giacenza. Questi sono diciamo, i campi essenziali che vengono visualizzati sul terminale. Ora, per esportare si andrà sotto utilità, esporta tagli e colori. Attenzione, fare bene attenzione a cliccare il pulsante giusto perché c'è il pulsante dedicato. Ovviamente in questo nostro caso di questa anagrafica non verranno esportati tutti i prodotti perché solo quelli con tagli e colori. E come vedete abbiamo un file diviso per tagli e colori con il codice a barre che fa riferimento alla singola taglia, al singolo colore del prodotto. A questo punto siamo pronti per importare questa anagrafica sul terminale portatile e lavorare con un terminale portatile. Una volta che abbiamo importato l'anagrafica dentro il terminale con un processo automatico, avviene tutto tramite Wi-Fi, noi andiamo a fare un file che può essere una rivo merce o un qualsiasi documento di scarico merce. Quando andiamo a leggere, verrà visualizzata, come vedete, la descrizione dell'articolo, il codice a barre associato all'articolo. Attenzione, questo codice a barre è un codice a barre parlante, però se avete una successione di numeri verrà visto come successione di numeri, la giacenza ed eventualmente il prezzo. Ovviamente i codici a barre uguali, leggendoli, vengono automaticamente sommati.